Buongiorno ragazzi, allora analizziamo la partita di ieri. Come avevo detto nel video di ieri mattina, io mi aspettavo quello che mi aspettavo io. Mi aspettavo cattiveria, la stessa applicazione della partita con la Sampdoria e stessa grinta per acciuffare il risultato. Però ero consapevole del fatto che la partita con la Sampdoria non era un banco di prova che ci poteva dare delle certezze. Alla fine si è verificato una delle mie paure. Paure di una squadra che comunque al momento è ancora incompleta. Se valutiamo tutti i punti, allenatore nuovo, poco tempo per provare degli schemi, praticamente nessuna amichevole. Ancora questa squadra è un ibrido perché mancando dei giocatori, secondo me, al momento fondamentali. Una mezzala, un terzino sinistro di ruolo e un attaccante che dà profondità perché, comunque, ragazzi, Morata è un bel giocatore, ma non è mai stato il centravanti. È un giocatore che si muove molto, ma non è il centravanti. E quindi, questo non me lo toglie nessuno dalla testa. Io l'ho detto prima: voglio bene ad Alvaro, però Morata potrà tornare utile, ma non è il mio attaccante ideale in una squadra ideale. Detto questo, le difficoltà. Si sapeva ci sarebbero state, perché comunque non è che Pirlo è Mago Zurlì. Pirlo è un allenatore senza nessuna esperienza, probabilmente con delle buone idee, però dall'idea di calcio a mettere in campo e far giocare la squadra come vuoi tu, ci vuole del tempo. E questo tempo purtroppo è innegabile, è fisiologico che bisognerà affrontarlo con la consapevolezza che ci potranno essere delle partite brutte e delle sconfitte. Quando fai il ragionamento così, passi per essere, insomma, quello che vuol giustificare tutto. Io non voglio giustificare nulla. Io se quest'anno la Juventus si fosse presentata con Kanté, Pogba e Arthur, con Haaland davanti o Lewandowski in difesa con a sinistra Alaba e a destra Kimmich, potevo dire abbiamo fatto uno squadrone, cosa che non è questa la squadra in questo momento. È una squadra costruita con handicap in tutte e tre le posizioni del campo. In quest'ultima settimana spero che la Juventus metta mano al portafogli e tappi le falle che ci sono ancora in questa squadra. E poi toccherà a Pirlo col tempo dare gioco e consapevolezza a questa squadra. La partita di ieri è la dimostrazione che senza l'abitudine a fare un certo tipo di calcio puoi incappare in delle giornate dove non ti riesce nulla. Anche per una condizione fisica ieri che si vedeva che era molto approssimativa, i carichi di lavoro della settimana si sono fatti sentire. Ho visto un McKennie poco brillante, ho visto una squadra poco propositiva. Un po' tutti gli interpreti, avendo poco movimento la squadra, si trovavano in difficoltà e hanno cominciato a fare i passaggi all'indietro che si facevano l'anno scorso con la Juve di Sarri. Con la Sampdoria, Szczęsny la palla l'ha vista veramente poco. Ieri ho contato almeno 8 palloni dati indietro a Szczęsny, cosa che io non vorrei mai veder fare alla mia squadra. Quando comincio a passare il pallone all'indietro, vuol dire che non hai idee di come sviluppare il gioco in avanti. Quindi la cosa palese che si è vista ieri, c'erano poche idee e confuse. Alla fine cosa rimane? Rimane il fatto che c'è stata una buona reazione in 10 uomini. E si è riusciti a pareggiare la partita e poco altro perché Pirlo ha provato a sperimentare qualcosa e da neofita naturalmente ha cominciato a capire sulla sua pelle che fare gli esperimenti mentre sei in preparazione la condizione non regge e ancora la squadra non ha assimilato bene il tuo concetto di calcio è come darsi la zappa nei piedi. Ieri è stata una squadra palesemente in difficoltà fisica, che
palesemente in difficoltà di trame di gioco. Cose positive è l'ingresso di Arthur, che si vede con giocatore di un'altra categoria, per come si muove, per come difende il pallone, per come lo smista di prima. Ha sempre le idee chiare su cosa fare quando ha il pallone tra i piedi, e quindi, siccome è uno delle punte di diamante di questo mercato fino adesso, spero che si metta in condizione il prima possibile e possa giocare. Non ho capito la scelta di Rabiot. Noi abbiamo avuto Betancourt l'anno scorso, che è stato quello che ha tirato la carretta praticamente per tutto il campionato a centrocampo, e adesso gli viene preferito Rabiot, che ha fatto quattro partite in croce l'anno scorso di rilievo, nelle altre è stato nullo. Quindi questa gerarchia ribaltata Rabiot-Betancourt non mi è piaciuta per nulla. Per me Betancourt è un buon gregario, nulla di più. Forse per me lo venderei domani. Io non l'ho mai visto un giocatore pronto a essere decisivo nel centrocampo della Juventus. È una mia idea, perché i giocatori, i centrocampisti impacciati con la palla nei piedi, che non sanno mai cosa fare con la palla dei piedi, io non ne vorrei vedere manco uno, perché il centrocampo è il fulcro del gioco. Se tu non hai le idee chiare, centrocampo, la squadra farà sempre fatica. Quindi mi aspetto che venga acquistato un centrocampista di un certo tipo alla svelta, perché ci manca. A sinistra stiamo facendo con Frabot, ieri ha giocato Cuadrado. Meno male che ieri ha fatto una bella partita Danilo, a differenza di Bonucci e Chiellini, che li ho visti sottotono. Bonucci, il solito non difensore, perché Bonucci è bravo nell'anticipo, è bravo nei palloni vaganti, ma quando deve difendere sull'uomo che attacca è veramente un qualcosa di inguardabile. È sempre stato così, non cambia adesso. La sua carriera è stata sempre fatta di bravo nell'anticipo, bravo di testa, bravo nell'impostazione, ma sull'uomo è sempre stato molto, molto deficitario. Sì, Morata ha fatto una figura barbina, ma non è colpa di Morata, è colpa di Pirlo in questo caso, perché tu non prendi uno che arriva 2 giorni fa e lo butti in campo, che non sa manco come si muove la squadra. Quindi lì Pirlo ha tutte le colpe del mondo. Kulusevski, senza collaborazione di nessuno, può fare poco, perché Kulusevski è uno che ama lo scambio, ama l'1-2, ama avere vicino l'uomo per poter fare delle trame. Non è il giocatore che si prende la palla, ne scarta 5 e se ne va in porta. Quando è entrato Douglas Costa si è visto un po' di luce. Purtroppo sto ragazzo non ha una tenuta fisica che ci può garantire un campionato, e quindi è sul mercato. Ma Douglas Costa è il calcio. Douglas Costa ieri, quando è entrato, ha provato a fare degli scatti, delle cose, delle aperture. Sul gol di Ronaldo del 2-2 ha saltato 2 uomini, l'ha messa sulla destra per Danilo, e praticamente gli ha detto mettila in mezzo. Danilo è stato bravissimo a fare il cross. Ronaldo, come al suo solito, di testa, quando gli arrivano palloni crossati bene, è uno letale, e quindi siamo riusciti a svangare sta partita. Io rimango fiducioso, però consapevole del fatto che se la società in questa settimana non migliora questa rosa, questo sarà un anno dove non credo si possa vincere qualcosa, sono sincero. Ma non è pessimismo, è il punto di vista di un tifoso che insomma sa che prima o poi non vinceremo. E se la società non capisce che questa squadra manca di giocatori fondamentali per avere un gioco credibile e una logica di squadra, il tifoso ci può fare poco. Poi, sai, il tifoso spera sempre anche di vincere con giocatori non di altissimo livello, perché il tifoso, si illude a volte di avere dei giocatori fortissimi. Io faaccio un esempio: McKennie a me piace, però era già diventato il nuovo Davids dopo una partita. Non è così. La cattiveria agonistica e l'applicazione della prima partita con la Sampdoria era diventata, ecco, Juve, Pirlo. No, Pirlo, ripeto, Pirlo farà la gavetta alla Juventus, cosa che può capitare a pochissime persone al mondo.
io non dico come l'amico Spacca che è un raccomandato, ma dico che è un azzardo aver messo comunque un allenatore senza esperienza alla guida della Juventus. Però Pirlo di sicuro non è un fesso e quindi qualcosa di buono sono sicuro che farà. Però la società gli deve dare una mano. La società in questa settimana deve dimostrare che vuole vincere in Italia e in Europa. Se a fine mercato ci ritroviamo con una squadra né carne né pesce, farò il video e dirò cosa ne penso, ma in questo momento, se dovessimo rimanere questi, è un mercato da 5,5/6, perché hai aggiunto qualcuno a centrocampo, hai un po' messo qualche pezza, ma i buchi sono rimasti. Ragazzi, buona giornata a tutti. Ditemi cosa ne pensate voi della partita di ieri. Io non ho fatto pagelle oggi perché effettivamente io do un giudizio in generale, poi le pagelle lasciamo fare a chi ha la rubrica. Non è fondamentale effettivamente dare delle pagelle, ma dare un giudizio. Se io dico che Bonucci e Chiellini mi hanno deluso, fate da voi la pagella, cosa posso pensare della loro prestazione. Come posso dire che mi è piaciuto molto Danilo, non mi è piaciuto Rabiot, mi è piaciuto Arthur, mi è piaciuto Ronaldo, non mi è piaciuto Morata, non mi è piaciuto molto Kulusevski, ma non è neanche tutta colpa sua perché era praticamente abbandonato a se stesso. È stata una Juventus che mi è piaciuta più quando è rimasta in 10, perché è stata più organizzata che quando era in 11. Quindi in definitiva è stata una Juventus da 6 in pagella, non una virgola di più. Buona giornata, ragazzi.